Esordio positivo per i trofei Wheel Up Motestate all'Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina. La nuova struttura, al debutto nelle competizioni ufficiali, ha recepito al meglio gli oltre 150 piloti iscritti alle varie categorie e il nutrito pubblico arrivato fin dal sabato. Come consuetudine, a far da cornice all'attività in pista, l'assistenza dello staff della clinica mobile e l'attività di avviamento al motociclismo e sensibilizzazione alla sicurezza stradale per i giovani gestita dalla FMI. A differenza dei precedenti round, a Cervesina si sono svolte due gare in un giorno per le categorie Naked 600 Moto di Serie e 1000 Moto Estate Moto di Serie CRV Expert, con l'inizio delle competizioni la domenica mattina. Programma regolare invece per i centauri dei trofei Mini Open 600 Moto Estate e CRV Expert, CRV Rookies e Race Attack, con ingressi in pista nel pomeriggio. Ad aprire le danze è la Naked. Nicola Ruggero tenta la fuga, ma Rudy Gaggiolo non molla e lo segue staccando gli inseguitori. A 4 giri dal termine, Gaggiolo passa al comando e prende subito un discreto vantaggio che mantiene fino al traguardo. Terzo invece il piemontese Mattia Barbotto. In gara 2 Gaggiolo parte a razzo nelle retrovie e dal secondo giro è già al comando, seguito da Ruggero, che non riesce a ragganciare il rivale e chiude così secondo davanti a Barbotto. Grazie alla doppietta di Cervesina, Gaggiolo diventa leader di campionato a una gara dal termine. Nel frattempo in gara 1 lo spezzino Cristian Battini conquista lo primo posto e il titolo nella categoria Mini Naked con due turni d'anticipo. La prima gara della 600 Moto di Serie vede l'ottima partenza del campione in carica, il piacentino Luca Tarenzi, che però ha raggiunto e superato dal gallaratese Manuel Perseguin e dal bolognese Paolo Lolli, pretendenti al titolo 2015. Con Tarenzi distanziato diventa presto una cosa due tra Perseguin e Lolli. Il capo classifica sembra gestire il vantaggio seguendo l'avversario, ma Perseguin è impeccabile e mantiene la prima posizione fino alla vittoria. Spettacolare anche la seconda gara, dove si sviluppa una sfida tra Lolli, Perseguin e Tarenzi. Una battaglia entusiasmante che inizia al primo giro e si conclude con la vittoria involata di Perseguin su Tarenzi e Lolli. Alla luce del risultato, l'ultima gara di Franciacorta promette scintille, con Lolli e Perseguin al comando della classifica a pari merito. Nella prima gara della 1000 Moto Estate, il friulano Andrea Divora scatta al comando, ma dopo qualche giro subisce il sorpasso dell'esperta wildcard Alessandro Traversaro, che parte dall'undicesima casella in griglia ed in pochi giri passa al comando. Divora non ci sta, ci prova a superare l'avversario, ma all'ultimo giro scivola. Traversaro giunge solitario al traguardo, seguito da Galante e Ascanio. Gara 2 viene sospesa al primo giro a causa di un incidente alla prima curva, che vede coinvolti senza conseguenze Stefano Giudici, Cristiano Ascanio, Francesco Fratus e Giordano Pagnoncelli. Al nuovo via parte bene Divora, ma Traversaro dopo due tornate prende il comando e fugge verso la vittoria. La lotta per il secondo posto è quindi tra i due pretendenti al titolo, Andrea Divora e il torinese Giampiero Galante, dove a spuntarla è proprio il friulano. La 1000 Moto di Serie vede il piemontese Oscar Tavella imporsi con autorità in entrambe le gare e ciò gli permette di pensare seriamente alla vittoria finale del campionato quando manca una sola gara al termine. La battaglia sarà con i bresciani Matteo Mestriner e Massimo De Carli, che riesce ad arrivare due volte terzo. La Mini Open vede la partecipazione come wild card dell'esperto Andrea Zappa, autore di una gara in solitaria, mentre il bergamasco Davide Suardi, leader della classifica generale, approfitta dell'assenza del diretto rivale Mauro Goffi e di una prestazione sottotono del bresciano Francesco Bernoni per concludere secondo ed incrementare la leadership. Ottima prestazione del giovanissimo lecchese Stefano Ranieri sul terzo gradino del podio. In pochi giri la 600 Moto Estate diventa il feudo del cuneese Lorenzo Ranaudo. Ai più diretti inseguitori, il novarese Nicolo Rosso, il bresciano Emanuele Lobartolo ed il parmense Andrea Manici, pare non resti che giocarsi i due gradini più bassi del podio, ma ci pensa la wildcard monzese Edoardo Mazzuoli a mescolare le carte con un'entusiasmante rimonta che lo porta al secondo posto finale, seguito dall'odigiano Emanuele Frosi. Con la seconda vittoria stagionale, Ranaudo consolida la prima posizione nella classifica generale quando manca una sola gara al termine del campionato. Sempre accese le due gare della Race Attack 600, dove Roberto Carinelli, dopo la doppietta di Modena, conferma lo stato di grazia raggiunto ed in gara 1 vince agevolmente su Andrea Carniglia e Giuseppe Tarquini. In gara 2 Carinelli è ancora protagonista con una partenza disastrosa ed è costretto ad una rimonta furibonda su Carniglia. Ad un giro dal termine arriva il sorpasso che lo porta alla seconda doppietta stagionale dopo Modena. La sommatoria dei punti delle due gare vede quindi Carinelli primo, Carniglia secondo e Giuseppe Tarquini terzo in virtù dei medesimi piazzamenti ottenuti. Anche le gare della Race Attack 1000 offrono spettacolo, con i soliti noti a giocarsela. È nuovamente Livio Nonella a vincere l'assoluta, con un primo ed un secondo posto. Seconda piazza di giornata per Ornati, grazie a un terzo posto, e alla vittoria nella seconda manche. Completa il podio Furio Rigamonti, terzo. Prossimo e ultimo appuntamento dei trofei Wheel Up Motestate 2015 sarà all'autodromo Daniel Bonara di Franciacorta nel weekend del 20 settembre prossimo, dove si decideranno tutti i campionati in corso. Vi aspettiamo!